247 milioni di euro di ricchezza distribuita sul territorio e poi ancora 20.563 tonnellate di emissioni evitate grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Questi alcuni dei dati più significativi emersi dal bilancio di sostenibilità 2018 del gruppo Estra. Mentre il conto economico dice i numeri, se si è guadagnato, se si è perso, qual è l'EBITDA e così via, qui invece noi raccontiamo le tante cose che facciamo a favore, diciamo, dell'ambiente dove lavoriamo. Con il bilancio di sostenibilità emergono i numeri di interesse sociale, i numeri che afferiscono alla nostra sensibilità verso l'ambiente. Si parla appunto di questo valore enorme distribuito al territorio, ma si parla anche delle 29.000 tonnellate, diciamo, di emissioni evitate grazie anche al nostro impegno, diciamo, in buone pratiche ambientali. Si parla di 31 milioni di kilowattora prodotti grazie ai nostri impianti fotovoltaici, si parla di 23.000 ore di formazione destinata al nostro personale che è iper specializzato e garantisce le infrastrutture della distribuzione del gas in termini di sicurezza. Si parla di tante altre, diciamo, performance di un'azienda che sta assottigliando il divario tra impiegati, diciamo, di sesso maschile e femminile, che privilegia i contratti a tempo indeterminato nella misura del 94%, che guarda alla sostenibilità come obiettivo centrale, non come, diciamo, un libro da tenere sulla scrivania senza che sia mai sfogliato. I dati sono stati presentati nel corso di un convegno organizzato da Estra e svolto a Siena. L'incontro ha avuto per oggetto il tema della sostenibilità ambientale, affrontato da molteplici punti di vista, dal cambiamento climatico allo sviluppo sostenibile, dall'economia circolare alla sostenibilità dei trasporti e alla mobilità, sino all'analisi della rendicontazione non finanziaria, quale leva strategica della governance aziendale.